ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a parlare di pentatoniche. Andremo a vedere nello specifico qualche esercizio dove tu da subito potrai applicarli, insomma, nei tuoi soli, nei tuoi fraseggi. Andremo a vedere degli esercizi mirati per quanto riguarda appunto la pentatonica. Andremo a vedere gli aspetti più tecnici, non ci soffermeremo solo all'esercizio e basta, ma andremo a vedere un po' a fondo, insomma, le tecniche, insomma, da utilizzare. Ma tutto questo dopo la sigla. Eccoci qua in questo nuovo tutorial. Spero che i miei contenuti vi piacciono, perché il canale sta crescendo sempre di più e vi ringrazio. Bene, senza perdere altro tempo, iniziamo subito a entrare nel vivo. Ho già fatto in passato un video dove spiegavo la pentatonica nel senso tecnico e proprio a livello teorico. Oggi ci addentreremo un po' più nella pratica, quindi se non hai visto il video ti rimando al video che ho fatto sulla pentatonica qui o in basso, insomma te lo lascio anche in descrizione qui nelle schede. Quindi se non l'hai visto vattelo a vedere, soprattutto se non sai cos'è una pentatonica. Partiamo dalla scala pentatonica di La minore, cioè il box più famoso del mondo. Andiamo a vedere, insomma, qualche esercizio mirato. Allora, partiamo subito con il primo esercizio. Il primo esercizio consiste nel suonare con pennata alternata appunto questo box. Ok? Partiamo con un metronomo oppure con un loop di batteria. Andiamo ad ottavi. Questo esercizio sicuramente l'avrete già visto tante volte. Allora, potete o non battere l'ultima nota, quindi il Do può essere non ribattuto. Ok, adesso l'ho ribattuto, oppure potete non ribatterlo. Ok, andiamo a capire un po' la tecnica che c'è dietro. Allora, innanzitutto per la mano destra stiamo usando una pennata alternata, quindi giù, su, giù, su, giù, su, giù, su. Ok? Pure qui ho fatto un video sulla pennata alternata e continua, non mi sto a dilungare troppo. Però voglio ripetere alcuni accorgimenti che bisogna tenere sia per la mano sinistra che per la mano destra. Allora, per quanto riguarda la mano destra, quando effettuate la pennata alternata non fate il giusto movimento, cioè il movimento necessario. Che intendo? Una volta che avete passato la corda, tornate subito indietro per far sì di non perdere troppo tempo e non rallentarvi troppo. Se noi facessimo iniziamo a fare un movimento troppo ampio all'interno della corda, succede che poi perdiamo la coordinazione con la mano sinistra. Quindi questo è un accorgimento da tener conto, sia se per qualsiasi esercizio voi facciate. Per la mano sinistra invece quello che si tende a fare all'inizio è quello di alzare troppo le dita, ok? Quindi questo evitiamolo, cercate di rimanere più adiacenti possibili ai tasti, alle corde. Quindi, ok, stessa cosa potete farlo in modo legato. Però ecco, iniziate con la pennata alternata.
Un altro esercizio molto utile che potete utilizzare veramente da subito nei vostri assoli è suonare tre note per volta, o a terzine o sempre ad ottavi, volendo anche a terzine. Vediamo un attimino. Siamo sempre a 70, quindi scandite le terzine. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Torniamo indietro. Quindi in questo esercizio consiste, una volta suonate, chiaramente la facciamo, potete farlo sia a terzine che a ottavi, però comunque a terzine viene anche molto bello. Suonate tre note e poi ripartite dalla seconda nota, quindi 1, 2, 3. Partite non da La, ma partite chiaramente dal Do, quindi 1, 2, 3, Mi, ok, e così via. Tanto vi lascio le tablature qui sotto, quindi non abbiate paura di non ricordarvele. Un esercizio simile andiamo a vedere invece le quattro note, quindi sempre partendo dal classico box, partiamo da questo, quindi anziché farne tre ne facciamo quattro. 1, 2, 3, 4 e ripartiamo dalla seconda, non ribattere la prima. Proviamo a farlo. Questo è molto bello quando farete dei fraseggi attraverso delle basi. Un pattern che funziona, è molto utilizzato, quindi vi consiglio di impararvelo bene. Qui sempre utilizziamo una pennata alternata. Quindi questi esercizi sono mirati, oltre insomma che ad applicare quello che sapete fare insomma sulla pentatonica, ma è molto utile a livello tecnico e anche melodico. Però specialmente nell'aspetto tecnico ti aiuta sia nella coordinazione delle mani, quindi mano destra e mano sinistra, ma soprattutto anche è molto educativo per il plettro a saper usare la mano destra, che spesso è l'aspetto un po' più difficile. Andiamo avanti con un altro esercizio, anche questo molto molto bello. Questo è un salto di corda, quindi non andiamo a suonare, come abbiamo visto nel primo, tutte quante le corde, ma andiamo a fare dei salti, quindi una corda sì e una corda no. L'esercizio è questo, lo faccio senza metronomo, tanto avete capito, l'importante è partire lenti, ok, poi chiaramente aumentate, fatelo ad ottavi, quindi 1, 2. Quindi saltiamo la corda, quindi siamo sulla corda di Mi, non andiamo su quella di La, ma andiamo direttamente sulla corda del Re. Ok, quindi andiamo sul Sol, poi torniamo indietro nella seconda corda, nella quinta corda, terza corda, quarta corda, seconda corda, terza corda, prima, quindi prima, terza, seconda, quarta, terza, quinta, quarta, sesta. Quindi anche qui
la difficoltà appunto di avere diciamo una consapevolezza di stare attenti appunto a non prendere insomma le corde che stanno adiacenti. Una cosa che non vi ho detto, ma tenetene conto, quando suonate cercate di mutare le corde, sennò diventerebbe. Senza mutare si sentirebbe tanto rumore, tanto fruscio. Quando suonate, aiutatevi sia con la mano destra, quindi con il palm mute, sia con le dita. Quindi partendo dalla sesta corda, le altre diciamo devono essere mutate quanto più possibile, aiutandovi sia con la sinistra, quindi premendo col dito, cioè non premendo ma appoggiando il dito sulle corde che non devono suonare, ok? E con il palm mute. Quando andate alla corda sotto, potete usare la parte sopra del dito per mutare la corda superiore, quindi. Ok, questo è molto importante perché appunto è bene insomma suonare in qualche modo pulito, anche se abbiamo un suono distorto, far sentire solamente le note che vogliamo far sentire. Un altro esercizio che spesso magari è un po' meno conosciuto, però anch'esso lo trovo molto molto utile, è quello di smanicare un po' la pentatonica. All'inizio sembrerà difficile, ma tanto ve lo scriverò, ma memorizzarlo sarà abbastanza semplice perché vediamo come fare. Partiamo sempre dalla scala pentatonica, sempre di La minore, però stavolta non partiamo da La. Ok, ma partiamo dal Sol. Quindi abbiamo questa forma qui. Sol, Do, facciamo un po' più veloce. La tablatura ve la scrivo. Partiamo quindi andando molto lentamente, fatela sempre ad ottavi, non importa all'inizio la velocità. Partite dal Sol, che è la settima di La. Legato. Scusate. Ok, allora questo diciamo memorizzarla è molto semplice. Diciamo si usa il pattern 2 3 2 3 2 3. Due note per corda. Quella sotto sarà tre note. Dopo quella sotto ancora sarà 2, vai sotto 3, sotto 2, quella sotto 3, quindi 3, 2, 3, 2, 3, 2. Diciamo questo è un esercizio molto utile anche per l'occhio, perché diciamo iniziamo a vedere la pentatonica non solo in verticale, ma in orizzontale. Molto, molto anche questo, insomma, è un esercizio molto utile, molto utilizzato anche negli assoli. Quindi, quando fate anche le vostre improvvisazioni, potete iniziare a giocare un po' sui vari box. Chiaramente, questi esercizi valgono per tutti i box, no? Non ve li sto facendo vedere tutti. Un altro esercizio, diciamo, l'ultimo esercizio che voglio mostrarvi è quello, insomma, di arpeggiare la pentatonica. Qua mettiamo il suono più pulito. Quindi partiamo sempre da La, sempre utilizzate all'inizio per l'alternata, fatto sempre ad ottavi, potete fare questo.
Quindi qua rimaniamo sempre su questa su questo boss. Aumentiamo un po' la difficoltà, ci spostiamo anche su quell'altro, quindi andiamo giù in un box e torniamo in quell'altro. Quindi andiamo a Mi. Fammela sempre con la pennata alternata, potete anche cambiare la pennata, però iniziate con la pennata alternata, che sicuramente non vi confonderete. Bene, io penso per questa lezione sull'applicazione delle pentatoniche sia tutto. Se il video ti è risultato utile, ma soprattutto ti è piaciuto, ti è risultato chiaro, ti invito a mettere un bel like e iscriverti al canale. Quindi per non perderti tutti i contenuti inerenti alla musica e la chitarra. Detto tutto quanto, ci vediamo nel prossimo tutorial. Ciao!